Caro Matteo, ispiri la tua azione alle concezioni sovraniste, ne abbiamo anche spesso parlato. Non abbiamo bisogno di persone, di uomini con pieni poteri, ma di persone che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità. Se tu avessi mostrato cultura delle regole, sensibilità istituzionale, l'intera azione di governo ne avrebbe tratto sicuramente giovamento. In molteplici occasioni ha invaso le competenze degli altri ministri, creando sovrapposizioni e interferenze che hanno finito per minare l'efficacia dell'azione. Hai criticato pubblicamente l'operato di singoli ministri, incrinando la compattezza della squadra di governo. La cultura delle regole, il rispetto delle istituzioni certamente non si improvvisano, ma sono qualità fondamentali per aspirare al ruolo di ministro dell'interno o anche di presidente del Consiglio dei Ministri. Chi ha compiti di responsabilità deve lavorare a soluzioni concrete, sostenibili, senza rincorrere addirittura a sollecitare le reazioni emotive dei cittadini. Permettimi un'ultima osservazione: accostare agli slogan politici i simboli religiosi. Matteo, nella mia valutazione questi comportamenti non hanno nulla a che vedere con il principio di libertà di coscienza religiosa. Piuttosto sono episodi di incoscienza religiosa che rischiano di offendere il sentimento dei credenti e nello stesso tempo, vedi, di oscurare il principio di laicità, tratto fondamentale dello Stato moderno.